Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Bene, siamo su Pac-Pac, parte numero 7. Sì, 7 mi sembra. Vabbè, ci eravamo lasciati che abbiamo fatto il livello del mare e... Vabbè, siamo nel ghiaccio e l'abbiamo un po' iniziato e... Vabbè, ci mancherebbe ancora una cosa da fare, tra cui adesso la vado a fare. Vabbè, mi ritrovo nel punto dove c'è l'Apras, perciò attendete che devo andare nel punto dove dovrei essere. Posso salire sulla stessa ciovia? Sì. Si deve che lì non devo trovare Floresslass. Infatti serve questo Pokémon. Gagli, vuoi farmi vedere l'igloo che ha costruito? Non me ne frega un cazzo. Che ha costruito? Wow, mi devo ricredere su Gagli. Ma perché non mi è venuto a invitare personalmente? Ah, non lo so io. Come? Non importa? Basta che vada? Capisco, e va bene. Allora, se vinci una sfida contro di me, gli concederò una visita. Possiamo cominciare la sfida? Fatti sotto. Vabbè, affrontiamo questo Pokémon di tipo... Ghiaccio Spettro. E di Mirazero. Vabbè, abbiamo vinto. E poi stiamo per diventare più forti. Hai battuto, sei indiscutibilmente forte. Dunque, vuoi che torni da Gaglie? E va bene. Anche se non avessi istinto così tanto, ci sarei andata comunque. Ma sono felice che tu sia venuto appositamente fin qui. Deve essere qualche segno del destino. Dobbiamo essere amici io e te. A proposito, se sei arrivato fin qui, devi aver vinto anche su Priplap. Di sicuro si starà allenando da matti per battiti in futuro. Prova a sfidarlo di nuovo. Sì, quando avrò voglia. Oh, torna a casa, se ti va, vieni a trovarmi ancora. Ma certo, mia lady. Vabbè, qui dovrebbero essere girati i Pokémon. E mi sa che nella casa c'è uno nascosto. No, c'è solo una bacca e basta. Vabbè, c'è quella enorme. Aspetta. Però mi ricordo a chi lo devo dare quella bacca grande. Questa bacca grande. Si appena. Quacksai. Vieni sera da me. Una bacca grande per me? Sembra deliziosa. Grazie, ti prego di essere mio amico mio. Ecco, abbiamo già fatto amicizia con Quacksai. Ce lo siamo tutti dai piedi. Vabbè, un secondo. Vabbè, qui con la sotto amicizia. Il Polipop posso anche farmi amicizia dopo. Tanto possiamo rivederlo in un altro punto. Sì, vabbè, che palle. 4 minuti, siamo già qua. Ma la vita, quanto va veloce qui. Vabbè, andiamo da Gaglie. Vuoi che cancelli il lago? È facilissimo, lo faccio subito. Vuoi che cancelli questo lago, vero? Allora vado. Vai subito, non ho tutto il giorno. Bene, ha cancellato tutto, adesso possiamo passare. Pica pica! Pica pica pica! Ok, ora puoi andare da Mamoswine, eh? Come fare a salvare Mamoswine? In tutti i casi, come si dice, o la va o la spacca. Abbi fiducia nella resistenza di Mamoswine e prova a colpirlo con il tuo sprint tutte le volte necessarie. Un secondo? Ehi, grazie per prima. Hai visto che roba? La bora di Frostlass? Vuoi fare una sfida? Andiamoci dentro. Nel senso che non combattere, non infilarci nell'igloo.
Oh, ma tu di mira ne hai zero, te lo posso dire, eh? Ok, adesso lo finisco con il fulmine. Bene, guarda come si addormenta. Sei forte, sai? Roba che potresti battere anche Ursaring. Dai, fai amicizia anche con me. Forse non si direbbe, ma sono un asso a scivolare. Chiamami quando fai il super gioco di Empoleon. Visto che sai fare gli amicizie. Ma perché 6 minuti di video? Oh, che cazzo? Qui non posso perdere tempo nemmeno per un secondo. Che palle. Ok, liberiamo Mamoswine. 3 volte. Ogni volta. Sempre 3-3-3. Qua Mamoswine è morto. Volevi! Guardatemi come sono un porco. Sono anche Mammut. Mamoswine si è scongelato. Oh, oh, meno male, sono salvo, ti ringrazio. Cosa? E poi gli ho congelato il cancello e si è chiuso dentro? Lascia fare a me. Mi basterà uno spintone per sistemare questo cancello. Vai, posa, fai vedere chi sei. Bene, ce l'hai fatta. Mamoswine. Empoleon è oltre questo punto, mi raccomando. Come? Si sono arrabbiato con Empoleon perché mi ha congelato? Ma perché mi hai preso? Io ho le mie idee e Empoleon ha le sue, tutto qui. Adesso però? Grossi, hai realizzato una grande impresa. Non penso che Empoleon volesse davvero congelare in quel modo Mamoswine. Credo sia rinchiuso proprio perché non riesce a perdonarsi. Ma tu sarai sicuramente capace di farlo ragionare. Vuoi sfidarmi? Sai? Non che perdo. Sì, però è l'ultimo terra, perciò non possiamo usare elettro. Se non mi credete, eh? Ah, yeah, sì, magari però... Cazzo! Vitto, beh, niente li facciamo. Ouch! Ok, non crepare, se no. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Wow, tu sì che sei forte. Hai persino salvato Mamoswine. Concedimi anche a me la tua amicizia. A proposito, hai provato a fare a gara con Mamoswine? Ad ogni modo, voglio sfidarti di nuovo. O sei amico di Piloswine. Vabbè, ti due amo. Vabbè. Siccome manca un po' di minuti, direi per questa parte di fare amicizia con questi Pokémon. Sono venuto da lontano per misurarmi con i Pokémon più forti di me. Ehi tu, vuoi sfidarmi? Devi prima vincere 5 gare consecutive qui al ghiaccio. Che sia Caparello, questo, che so io, batta che tu vinca. Vabbè, anche se batti 5 volte lo stesso Pokémon, matti come la professionale per confrontarti con Pokémon diversi e fare esperienza. Bastardo. Vabbè dai, ci facciamo dopo amicizia con quel Pokémon. Prima ci amicizia con questi che ci sono, va. Vedo che ci siamo. Fossilas è un fenomeno. Le è bastato un istante per cucciare il ghiaccio. Mi sa che ci si può anche pattinare. Ehi là, che dici di un quiz? Cominciamo. Prima domanda. Io ho la coda? Sì. Indovinato. Di cosa sono fatte le zanne di Mamoswine? Oh cazzo, come cazzo faccio a sapere? Di pietra? Ma cosa? Di ghiaccio? E come cazzo faccio a saperlo? È Mammut! Cosa ha Kirlia in testa? Fermaio, berretto, corna? E in testa ha... Alla corna, me l'ho seccato. E ora l'ultima domanda. Al ghiaccio c'è la secciovia? Chi va? Chi fa la guardia? Primplap. Indovinato. Adesso sei mio amico.
Ok, amicizia con questo piccolo orsetto. Adesso facciamo amicizia con Winnie Pooh. Un po' più muscoloso. Volevo andare a fare un bagno termale giù alla miniera. Ma Teddy Urso vuole giocare con la neve. È vero che fa freddissimo, ma ci scaldiamo nell'iglu di Gaglie. Ecco cos'è l'amicizia. Che ne dici di una sfida con me? In posizione. Basta, se no io ti cago addosso. Let's go. Ehi, sono io il tuo avversario stupido. Ouch. Ok, meglio non offenderti. Sì, tutti con lei incoraggiano perché ha perso. Ci sai fare. Se hai bisogno di me, chiamami, ora siamo amici. Se hai tempo, gioco anche con Teddy Ursa. Già fatto, sciocco. Fatti, sciocco di un orsetto, sei. Vabbè, facciamo amicizia con... Dove è finito? Ecco qua. Siamo venuti a giocare qui come attirati dalla bontà. A proposito, senti. Sai che se diventi mio amico, anche tutti gli altri octri del parco saranno? Questo già lo sapeva. Se fai amicizia con Spinas, vabbè, non ho capito. Vabbè, se fai amicizia, ciò che ci sei, ti vuoi una sfida? Ne conserverò un bel ricordo. Vabbè, abbattiamo questo pesce un po' stupido. E infatti è stupido. Forza, mira bene stavolta. Mancato? È stato un spasso, sono felice di giocare qui. E poi ora ho un amico come te. Questi qua si resto qui. Ok, adesso sono anche di Octirelli. Ma di qua non c'è nessuno che... Ma di questa parte non penso che c'è qualcuno ancora di fare amicizia. Ah no, però ce n'era uno che prima l'avevamo visto. Ma dove è finito? Cioè, dove sono finiti? Vabbè, se ne saranno andati. Vabbè, vado a cercarlo. Eccolo qua, io ti devo questo Pokémon. Divertiti qui al ghiaccio. A proposito, sai che Glaceon è molto simpatica, anche se sembra un po' freddina? Sì, botta orrenda, vabbè, c'è come il caparello. Siccome Glaceon è tipo ghiaccio. Fatto scemo, l'ho acchiappato come una palla. Sì, è tutto dove che arrivi. Che sorpresa, mi va tutto. Me la sono spassata per rotolare così. Ok, è un amico con Spears, come cazzo si chiama. E mi sa che qui no, vabbè, Krabby era una certa amicizia, quindi non abbiamo già fatto. Polipo ci ha fatto. Dunque, dov'è? Oh, dove è finito? Eccolo. Sei amico di Spish, eh? Eccoti un dono. Se tu possa ispirare felicità come queste decorazioni, bene. Ora prendi questo e vai a esaminare l'albero innevato. Grazie per il regalo. Vabbè, lo dovremo solo per decorare quest'albero. Sì, è tutto. Bene, ci sono delle palline. Squirtle è qui per l'albero innevato. Ci credo. È un albero coperto di ghiaccio. Sì, grazie. Sei amico di Teddy Russo, eh? Eccoti un dono. Che la luce del fuoco ti possa proteggere. Bene, ora prendi questo e vai a seminare l'albero innevato. Ok.
No, che fai Pikachu? Butti un regalo, ma quanto sei antipatico. Dai, su, su, su. Che altro ha aggiunto? Le campanelle, bene. Anche quanto qui per l'albero innevato. Ok, andiamo dal Babbo Natale. Sei amico, fanculo. Vabbè sì, per poter avere i doni no, farmi un sacco con i Pokémon. Per esempio adesso vuole che io faccia un sacco con Squirtle. Sei tu che hai fatto facciare a Gyarados e Felligatr sulla spiaggia, vero? Eppure sei piccino come me, devi essere straordinario. Dai, facciamo una sfida. Sfida non è tutta Yu-Gi-Oh! Con sfidiamoci. Ok, iniziamo. Bene, ci siamo sparati coppia vicenda. Everybody was kung fu fighting. Ma adesso però io lo finisco. Scusa, ma è più facile così. Meriti la tua fama, sei proprio forte, facciamo amicizia. È bello avere tanti amici. O sei amico di Squirtle. Dunque andiamo un po'. Adesso mi dai regalo. Mi dai donno, almeno possiamo fare il co... Sei amico di Squirtle, eh? Eccoti un donno. Che le buone... Che le cose buone che semini possono... Passano un giorno in portarti gioia. Bene, ora prendi questo e vai a seminare l'albero innevato. Ecco. Sono... Bene, avevo questi fiocchi. Anche questo è qui per la... per l'albero. Ok, ma non penso che. Ma mi sa che manca ancora qualcosa. Ok, no, poi mi ci sta tutto qua, mi sembra. Sono venuto a vedere l'albero innevato e a fare tante foto. Mancano. Manca solo il pollen, peccato. Dai, facciamo una sfida. Cominciamo presto. Però ti devo levare, Polipo, qui stiamo sfidando, qui non c'è una sfida. Sì, ha fatto trattaccio con un Pokémon, vabbè. Porta tutto qui quello che sai fare, eh. Aia, ok. Ma è abbassarsi la guardia, perciò adesso deve crepare. Che farsa, ho sempre voluto un amico come te. Grazie. Oh, secondo, dovrebbe esserci un altro Pokémon. Sils, come si chiama? Quello che ha perso già da poco. Vabbè, vado un attimo a cercarlo. Ci vediamo dopo. L'albero innevato è bellissimo, ma tutto il ghiaccio in realtà è uno spettacolo. A proposito, sai che a cratere Blaziken non ammette nemmeno la minima scorrettezza? Chi è un po' dispettoso come me? Non può nemmeno avvicinarsi. Allora, accaparello al volo? Ok, allora io scappo. Ok. Come on! Sì, beh, però se sei veloce, cazzo. Pam, pam, pam. No, penso che riuscirò ad accaparlo. Ma se lo trollo magari posso riuscirci. Se lo trollo, se lo trollo, se lo trollo, se lo trollo, niente da fare! Non ci credo! Sei un pirla! No, 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 no,
non metto con l'occhiappo. Se mi sfugge, se mi sfugge. Ecco, l'ho chiappato. Madonna, sono diventati difficili i Pokémon quando si gioca da chiapparello. Ci sai fare, ti concedo la mia amicizia. Ci sarà sicuramente un super gioco in cui ti sarò utile, chiamami pure. Ora sei amico di Snills. No, secondo che c'è un altro Pokémon con cui fare amicizia, cioè lui. Abbiamo già fatto un bel po' di sfide, come ci aveva proposto. Ah, ehi tu, fai una gara con me. È vero che vuoi fare una sfida con me? Splendido, fatti sotto. All'attacco!
Vedi, c'è parte di quello lì che sta nel bosco, cioè come si chiama? Quello da qui poi si vabbè in questo colosso, che mi sono scordato il nome. Dai! No! Basta! Una fulmine! Sei un tipo tosto tu. Possibile che Pikachu di cui parla Mankey nel bosco, infatti era Mankey, sei proprio tu? Allora devi essere il mio amico, così posso sfidarti di nuovo. O sei amico di Prinipei. Bene, me l'ho detto, ho fatto tutto dono, grazie. Sarà perfetta. Vabbè, allora era l'ultimo dono questo. Forza, levati. Vediamo come verrà. Uè, con i scintilli. L'albero innevato è così bello che sembra un sogno. Ed è tutto merito tuo. Mi piacerebbe essere tua amica. O sei amico di Kirlia. Sì, adesso anche del pennuto, quanto vedo. Ehi là, come va? Te la spassi allegramente? Eccoti un grillino extra da parte mia. Facciamo un bellissimo quiz, che ne dici? Bene, bene, cominciamo. Prima domanda. Perché sono venuto qui al ghiaccio? Per regali? Ripotestata! Seconda domanda. Chi tra questi è il più forte al super cioccolino Empoleon? Oh cazzo, che cazzo ne so, Glaceon? Ripotestata! La terza domanda è un po' più particolare. Devi leggere bene i nomi dei Pokémon. Chi tra i seguenti ama molto i puppi? Puppi? Oh cazzo, che cazzo ne so. No, cazzo. E che palle. Mami, chi da quel ti ama i puppi? Primplap. Ripotestata. Fatatico, non ti faccio niente, dai, facciamo amicizia. Ecco qua, l'amicizia. Ok, questo è l'ultimo, dopo mi sa che abbiamo finito. Ma con gli amici, amicizia è una cosa bellissima, come i cristalli dei fiocchi di neve. A volte come la neve si scioglie in maniera stessa con un bel ricordo. Mi sento meglio io da adesso. Ehi, ti vuoi fare una gara con me? Cerchiamo un acchiapparello. Ok, via. Ok, palle, questo sono tutti veloci. Poco dio. Oh, ma che mi scorreggia? Oh, che schifo, Non vale che tu mi scorreggi, che schifo. Dai, no, dai, smetti di scorreggiare. Sei in trappola, non puoi entrare qui dentro. Infatti, perché il gioco glielo impedisce di oltrepassare il cancello. Quindi sei fregata da sola. Ah, mi è incappato. E ci credo, sei scema. Da quanto tempo non giocavo così in compagnia? Mi sono divertita, vorrei essere tanto amica. Forse non si direbbe, ma sono tenace e mi piace perdere. E la prossima volta contro di te non perderò. O sei amico di Glaceon. Vabbè, vorrei dire che ci manca solo un Pokémon da fare amicizia. E poi abbiamo veramente concluso. Oh. Quello che oggi vorremmo che poi non facesse pace con Venusaur e Blaziken. Ma appena ho provato a dirglielo, mi ha congelato. Forse mi ha frainteso. Ti andrebbe di parlarci tu? Vuoi sfidarmi? Non perdiamo tempo dunque. E non usare riguardi solo perché mi hai salvato. IPS, ho 5 di vita e tu non possiedi fulmine, quindi attenzione. Merda! C'è la miseria! Ma che cazzo è sto qua? Ah! Poco dio! Cioè, questa a me sembrava una boss fight, cioè, se qua ha 5 di vita e io ne ho solo 2. Cioè, qui c'è da. Ci rischia che io qui perdo. E fulmine non lo so usare, cazzo! Dai! Ok, 1 di vita mi manca. Dai, no, anch'io adesso sono 1 di vita. Ma io vi do il testo qui di XD. XD, ho vinto io. Tralala. Ah, mia, ne hai talento. Che passione, dai, diciamo amici. Oh, sei amico di Mamoswine. Jeff Mamoswine.
Vabbè ragazzi, questo video finisce qui. Sì ragazzi, finalmente posso chiudere qua il video perché sta per durare mi sa assai. Ma vabbè, cercherò nel montaggio di durarlo corto. Vabbè, alla prossima parte andremo da Empoleon. Da qui, vabbè, come già si capisce anche... Aia! Come stavo dicendo, nella prossima parte andremo da Empoleon e cercheremo di cambiare idea su un'amicizia, eccetera, eccetera. E magari ci darà anche il prossimo frammento di Prisma. Alla prossima parte, ciao a tutti!